Ultimamente si è tanto parlato di una possibile partecipazione di Francesco Totti al noto reality. Purtroppo però tutto è svanito in un millesimo di secondo. E, uno dei calciatori più forti al mondo, con il suo talento ha segnato il panorama calcistico italiano, è lui il grande Francesco Totti. Ad oggi è l'unico l'attaccante con più presenze in Serie A. È il marcatore più anziano ad aver disputato la Champions League, 38 anni e 59 giorni, ed è l'unico giocatore ad essere andato in gol per 23 stagioni. Durante la sua carriera sportiva è stato capitano della Roma, squadra nella quale ha sempre giocato dal 1998 al 2017. Con la sua squadra del cuore ha vinto uno scudetto, 2000-2001, due Supercoppe italiane, 2001 e 2007, e due Coppe Italia, 2006-2007 e 2007-2008. Francesco ha giocato anche nella nazionale italiana e nel 2006 si è portato a casa la vittoria del campionato mondiale. Il 1 luglio 2017, Totti lascia l'attività calcistica e diviene dirigente della Roma, ruolo che però abbandona nel 2019 a causa di alcuni problemi con la società. L'ex capitano è molto attivo nel sociale, è infatti ambasciatore dell'UNICEF. In questi ultimi anni, Totti è finito al centro dell'attenzione mediatica a causa della separazione dalla moglie Ilary Blasi, che ha suscitato non poco scalpore. Pechino Express, niente contratto per Francesco Totti. Di recente sono state molte le indiscrezioni emerse relative alla nuova edizione di Pechino Express. A breve saranno rivelati i nomi dei viaggiatori che prenderanno parte alla prossima avventura. Confermato l'appuntamento su Sky 1, che vede alla conduzione Costantino Della Gherardesca e Fru. Quest'ultimi si cimenteranno a settembre e ottobre per le prime riprese. Tantissima è la curiosità di scoprire chi saranno i protagonisti, soprattutto in seguito all'arrivo di Francesco Totti. A quanto pare però, l'ex capitano non farà parte del reality, ma al suo posto dovrebbe arrivare un altro campione. Scopriamo maggiori dettagli nel prossimo paragrafo. Il motivo del mancato contratto. La possibile presenza di Francesco Totti alla nuova edizione di Pechino Express aveva suscitato non poco clamore. Secondo gli esperti c'era una buona probabilità di vederlo in azione con un suo caro amico, ma qualcosa in merito non è andata come doveva. Sarebbero stati i termini di contratto ad aver fatto saltare tutto all'ultimo momento. I vertici, non a caso, avrebbero adottato la stessa procedura adottata in passato per portare altri campioni del suo spessore nel reality come Ciro Ferrara, Alex Schweizer, Totò Schillaci e Federica Pellegrini. Tuttavia, la trattativa sarebbe venuta meno nonostante questo, e nonostante lo stesso numero 10 per eccellenza non avesse scartato l'ipotesi di partecipare. Dopotutto, Totti aveva già partecipato a Celebrity Hunted qualche anno fa, un reality simile a quello di Sky.